Salve a tutti ragazzi dal vostro Mazinga Zetto e bentornati in una nuova puntata di Unepic. E riprendiamo col nostro Zetto. Il problema, non so se vi ricordate la scorsa puntata, è che a fine puntata io sono morto. Il problema grave di essere morto vuol dire che ho dovuto rifare da capo tutta la parte fino qua. E potete benissimo immaginare che uno, non è piacevole, e due, probabilmente ci saranno delle piccole differenze rispetto a quando sono morto insieme a voi. Adesso non ho idea di che cosa è diverso, però ok. Basta, direi. Perché mi sembra, non so se l'ho fatto con voi il discorso o ci ho pensato da solo. L'ascia, quella leggendaria, l'ho venduta. L'ho venduta? Ah, no, no, ce l'ho. Non la, diciamo, non sono troppo intento ad usarla. A parte che ormai è solo un punto e quindi non potrei comunque utilizzarla, perché servirebbe giusto per distruggere i barili. Perché alla fine contro i nemici che sono resistenti alle altre robe posso usare tipo le magie o posso usare i bastoni, dato che i bastoni fanno danno contundente, e quindi sarebbe giusto una cosa per togliere un po' di più. Ma noi siamo come voglio ruolare il personaggio, noi siamo dei maghi, quindi in teoria ci dovrebbe fregare nulla. Pipistrelle, quanta roba ho, perché sto passando di qua ovviamente per farmi un po' di pozioni, eh. Mazza che botta ci ho dato. Sta spada larga fa male, eh. Madonna. Ok, vediamo se fa male anche a loro. Mazza, ho preso prima. Vabbè, due colpi. Uno, due. Perfetto. E qui c'è il nostro amichetto che vende pozioni. Esatto. Ricette. Non hai ricette che mi interessano. Alla fine diciamo che le cose veramente utili sono altre 6 ali di pipistrello. No, ordinale bene. Ah, massimo è 20. Quindi ne puoi mettere 20 e poi le altre 6 sono qua. Ah, va bene. Adesso ricette, pozioni. Crea. Ne faremo appunto 6, esattamente il numero di fiale vuote che avevamo. Perfetto. Allora, abbiamo 10 pozioni di cura adesso, che direi che sono più che abbastanza. Ok, torniamo. Salviamo, scusate per questo piccolo intermezzo, ma era necessario per prepararsi al combattimento vero e proprio. Adesso è questa qua sotto. La parte destra è la parte dei sotterranei dove eravamo prima. Questa, appunto, è la parte delle fogne. Allora, come mi sembra di aver già detto, questi qua sono i pezzi della statua di Poseidone, cosa che adesso abbiamo provato a prendere. Potete sfruttare una cosa a vostro vantaggio delle rane: quando saltano non vi possono attaccare, diciamo, usando la lingua. Quindi fatevi avanti mentre saltano e dategli un colpo con la spada, come ho fatto io adesso. Ole. Allora, la missione che ci interessa adesso è questa, della statua di Poseidone. Ci servono 20 pezzi di statua, che ne dà sempre uno ognuna di queste. Quindi bisogna fare un po' di farming, non troppo. Poi trovate dei zaffiri, la corona di corallo, il tridente e uccidere 5 elmi rossi, che sono quei nemici là in alto. Che potremmo provare. Oh! Proviamo. Dio, non tolgo nulla. Proviamo a fare più gli spavaldi, eh. Oh! Preso.
Questo è un modo, diciamo, più veloce per uccidere gli alghi rossi, se non siete arcieri, perché sennò ci vogliono anni. O se non avete magia del gelo, avendo magia del gelo gli alghi rossi sono veramente idioti da battere. Perfetto. Dove dobbiamo andare? Ah, qua a destra non ci sono andato. Ecco. Adesso non so se è una cosa che non ho fatto neanche con voi o se con voi ci sono andato e qui ho desistito. Eccoci, probabilmente è un'entrata dall'altro lato, va bene. Scendendo di qua andiamo in zone non esplorate. Come mai? Cazzo! Cioè no, sono esplorate, ma non sono esplorate completamente, va bene. Vuol dire che ci sono passato, ma non ho preso tutto. Va bene. Come questa. Qui ci sono passato. Mi sembra strano, non credo di esserci passato qua, ragazzi, perché... Forse sì, però sono scappato appunto perché gli elmetti tutti questi elmi rossi sono un po' un problema. Cosa succede? Greetings, young one. Pugnale Are you incrociato. coming for the cross dagger? Non uso Dagger? pugnali. Oh, yes, of course. What must I do to obtain the The cross dagger of Ajanti is a knife forged in other words. I am this noble and Sì. altruist soul. I know. Unfortunately, I am not as Again? 80, io quante ne ho? Io ne ho 3, quindi direi di no. Quindi qua mettiamo segnalino, pugnale, leggendario, costa 80 mo. Perfetto. E mi sembra di averlo ottenuto nella mia partita con l'altro personaggio. Ed è infatti, tra l'altro mi sembra che sia l'arma che uso ancora adesso, anche se sono molto più avanti nel gioco rispetto a qua. Perché veramente, almeno finora, è il pugnale più forte che vi abbia trovato. Il problema sta nel fatto che noi non usiamo pugnali, quindi non mi frega più o meno nulla di ottenerlo, dai, ora come ora almeno. Orchi. Gli orchi, se non vado errato, dovrebbero poterci dare tipo tridenti. Forse il tridente ce lo possono dropparcelo gli orchi. O la corona. No, la corona forse no, ce n'ha una creatura. Ehi! Cosa fa? Wow! Sicura! Peccato che ti faccio comunque malissimo. Dai, sono qua, sono. Non è un. Non sono assolutamente una sfida questi orchi. Specie, non per noi comunque. Sono estremamente veloce da attaccare. Con i pugnali, diciamo che i nemici presi alle spalle riceveranno un danno stratosferico. Quindi nemici come quello l'avremo probabilmente shottato con un'arma decente. Essenza blu, vai lì, a posto. E come essenze blu siamo messi bene, perfetto. Scusate, controllo un attimo l'ora così... Ok, più o meno posso capire quando sto sforando. Qua c'è una trappola. Dai. Ok, stavo già cambiando. Stavo per cambiare arma, lo devo ammettere. Ok. Ci stiamo allontanando dalla zona in cui volevo andare. Perché non volevo andare nella zona, diciamo, degli orchi. Però, vabbè, ormai che ci siamo, finiamo lo sto pezzo. Volevo appunto continuare ad andare avanti nella zona dell'acqua. Però, visto che qua c'è un checkpoint, ce lo prendiamo volentieri. Vabbè, due colpi di spada e si spacca. Cazzo! Ecco, non ci avevo fatto caso con la trappola. Di solito dai checkpoint non mettono trappole. Ok. Questa si vede. Ottimo. Crows love small shiny objects. Corvi. Ah. Qua ci sono corvi. Va bene. Essenze. Grande zaffiro rotondo. Ecco dove li trovo. Occhio di corvo. Cazzo. Mi ha anciullato roba.
Mi hanno ciulato il mio anello. Pericolosi, devo ammetterlo. Anello dell'arciere, anello del guerriero, sì. Sono bastardi più che altro, perché ti rubano. Sì, infatti, qualcosa mi dovevano ciulare. Però l'ho ripreso subito al volo. Bisogna stare attenti, perché se riescono a rubarti qualcosa devi... Guarda, io adesso che li voglio uccidere tutti, ma in generale dovresti riuscire a capire quale dei corvi ti ha rubato la roba e, diciamo, cresimarlo. Anche perché, dato che a me hanno droppato uno zaffiro rotondo, posso dire probabilmente che potrebbero avercelo loro l'altro. Diciamo che è una probabilità no, non da ignorare. Oppure potrebbe essere qua. Martello, martello ammazza orchi. Carino, peccato che non uso il martello. Niente. Sì. Perfetto, ho la chiave giusta. Niente più corvi? No, probabilmente. No, ce n'è ancora. Forse uno. Qua. Grande zaffiro rotondo. E anche questi, ne ho due. Adesso lassù, come ci arrivo? Cioè, facendo una roba del genere? No, non posso. Perché o salto. Eh no, infatti. Cioè, o salto da un lato o salto dall'altro. Come cazzo? Aspettate, eh? No. Perché non mi sembra neanche ci sia. No. Vabbè, niente. Ah, ok. Probabilmente sono solo cose tipo di. Adesso vediamo, ok. No, diciamo lo screen. Come posso dire? Il livello è finito. Cioè, il livello, la scena, lo scenario è finito. Perché così comunque ho tre torce. Non dovrebbe esserci nulla dall'altra parte. E qui, ah, ok. Abbiamo aperto una scorciatoia. Perfetto. Dove eravamo prima? Cosa c'ho scritto qua? Rocce intagliate. Ah, ok. Non serve più. Perché ormai, nel senso, sappiamo a che cosa servono. Perfetto. E sapendo a che cosa servono, non mi serve più l'indicazione dove sono. Sono in questa zona. Ok. Ho sbagliato strada. Vabbè. Cazzo. Vabbè, mi ha preso. Dove sono? Ah, eccomi. Va bene. E adesso appunto volevo, diciamo, cominciare il nostro bel viaggetto nelle fogne. Come sono contento. Allora, ignorando completamente tutti questi nemici, tanto mi servono ancora la corona, il tridente e uccidere gli elmi rossi. Il problema è che non essendo arcieri, gli elmi rossi sono veramente tosti. Perché non essendo arcieri non... Cioè o rischiamo come ho fatto prima. Ma diciamo che mi è un po' andata di culo. Per stare tranquillo, una pozioncina me la bevo. Sono estremamente resistenti, come avete notato, gli elmetti rossi. Quindi ucciderli con le frecce è veramente una cosa. Se non eterna, è veramente lunga. Quindi non giova troppo. Oddio. Ce la si può fare. Ma è veramente una cosa lenta. Quindi facciamo così. Cercheremo di ucciderli con la spada i prossimi che proviamo. Sempre che ce n'è uno solo. Sempre se ce n'è uno solo. Ah, le sanguisughe le ignoriamo per adesso. Tanto non ci serve andarti lì. Qui si può scendere. Ok. Cazzo. Ecco, facendo backstab gli facevi il mazzo tipo in due attacchi al drago. Listen, Zira. Ah, ok. Shadows like you. Other senses. Yeah, like taste, smell, and touch. Questo mi sembra che l'abbiamo già fatto, I sto have no. So discorso. you only have two. Lacking these primitive Sì, senses. l'abbiamo già Really? fatto. Let's see. To start, I possess. Presenza, sì. Dice che ha più sensi dell'altro. Questa parte l'avevamo già affrontata. No, perché è importante il rapporto tra il nostro, diciamo, fattone e Zira. Hop. Perché ovviamente eravamo arrivati qua l'altra volta, sono morto e non ho più fatto sta zona, sono arrivato sino all'inizio delle fogne.
Suori. Adesso mi sembra di ricordare che il drago ce n'è anche uno dall'altra parte. E mi sembrava di ricordare bene. Bastone del fuoco. Capum! Mazza che botta. Muori con un colpo solo? No. Ho fatto una cagata. Zack. No, non muore neanche con un colpo o una freccia. Speravo. Zack. Neanche con due frecce. Con tre sì, però. Faccio prima dargli o un colpo di spada o usare due volte la palla di fuoco. Tanto essenze rosse ce n'ho e so dove si possono farmare, quindi non dovrei rimanerne a secco. Aia. Aia. Ottimo. Grazie per la vita e grazie per la vita. Adesso sanguisugo in acqua, non nuotare. Possiamo darci retta tecnicamente o possiamo uccidere. Quanto mi richiede uccidere una sanguisuga? Un po'. Vabbè, facciamo che uccido ancora quelle due là in fondo e basta. Tanto queste qua non credo che siano le sanguisughe, queste qua credo che siano proprio solo tentacoli. Le sanguisughe penso che ci attacchino comunque. Facciamo una prova, eh. Sì, esatto, la sanguisuga ce l'ho lo stesso adesso. Questi sono solo tentacoli alla fine. Notate, mi sembra di averlo già fatto vedere l'altra volta dove sono. Eccola qui, questa è una sanguisuga, ci toglierà un punto vita al secondo. Facendo invio la rimuovete, se no vi continuerà a succhiare vita. All'infinito, anche se vi curate, eh. Ecco, non ho mai fatto il test e tornate dall'oracolo, cosa succede? Penso che ve la tolga in automatico, però, nel senso, fate così. Ok. Qui mi sembra che sia il punto in cui io ero morto l'altra volta. Essendo che voi non potete, diciamo, attaccare... Perché l'arco non ce l'ho più? Ehi. Che cazzo. Lo colpisco. Che figata. Io sto così. Appena sento... vuol dire che è morto. Non me ne frega niente, sembra un codardo, ragazzi. Questa parte va fatta... Perfetto. Con un minimo... Ah, ho colpito anche un altro. Bene. Questa parte va fatta con un minimo di... Non dico tattica, però con un minimo di attenzione. Perché se muoio dobbiamo rifare tutto da capo e non ne ho più voglia. Quanto muori? Ok. Diciamo che uno lo possa affrontare, eh. Forza. Perfetto. Sanguisughe a spreco ne ho addosso adesso. Dovrei avere tre sanguisughe addosso. Vediamo. Sì. Una, due, tre. Perché perdevo tre punti vita al secondo. Ancora? Cazzo. Uno, due, tre, quattro. Se siete circondati da tentacoli, venite rallentati, non potete né saltare né correre. Quindi dovete al fine premere solo ucciderli. Ah, perfetto. Non mi ricordavo che di qua non si saliva. Ole. Uno, due. Cazzarola, che male. Non mi ricordavo facessero così danno i morsi. Preso. Hop. E via. Qui non so se serve qualche tipo di chiave, eh. Polipone. Grazie per la vita. Danno sempre vita i poliponi, eh. Ok. Allora. Andiamo con ordine. Probabilmente tra un po' dovremo tornare indietro a fare scorta di frecce. Perché ne ho consumato una quarantina cercando di uccidere. Wow, questo è cool. Questo devo ammettere che è culo. Mi ha consumato tipo una quarantina per cercare di uccidere quello là. Mi serve un altro. Sbagliato tasto. Wow. Perfetto. Corona di corallo. Avete visto? Fatto bene a ucciderlo.
questa. Ok, richiede la mia chiave. Perfetto. E quindi di là c'è da esplorare. Bene. Sì, lo so, c'è una sanguisuga addosso. Adesso la levo. Ne ho tre addosso. Forza, va. Corona di corallo, là. Kaboom. E kaboom. Ok. E comincia ad avere un bel po' di rubina, eh. Oh, un checkpoint. Che alla fine è il checkpoint delle fogne, questo. Cristo, Cristo, Cristo. 3, 4. Ti prego, dimmi che c'è solo questo drago. Ok, può essercene anche un altro adesso, però va bene. L'importante è che non erano insieme, perché insieme mi avrebbero ammazzato. Ok, una strategia utile per questo pezzo è farvi ignorare dal drago, se è possibile, ok. Farlo andare via di schiena, oltre i tentacoli, uccidere i tentacoli. Ah, non va oltre i tentacoli. Stronzo. Allora fare così. Uccidere il drago prima che arrivi nei tentacoli in mezzo alle palle. Perché se no vi rallentano, non potete quasi più attaccare. Uno, due. Hanno proprio poca vita i tentacoli, eh. Cioè non è che io che ho la spada forte li uccido. No, sono veramente debolucci. Però sono tanti. Ok, dice dell'altro. Hey Zero, I just had a cool idea to get you out of my body. Suicide. No, idiot, a way I don't have to die. How? What idea is this? È interessato, Zero. When you found me, you were a dark smoke being, right? Sì. That is true. Well, yeah. My body has an emergency exit system for gases. What? How is this possible? What exit is that? I can't find it. Sì. It's a small hole in the back part, just where my legs meet my body. Your anus? Are you kidding me? Yeah, the back eye. I think that if I farted hard enough, maybe you could fly out through my ass. No, if I push too hard, you may leave surrounded by a force field. That is not... È bello come noi praticamente stiamo giocando con la morte. Però gli prendiamo per il culo. Oh, bene. Che 34. Ok, facciamo che esploriamo ancora un pezzettino qui. E poi ce ne torniamo dall'oracolo. Dove vado di qua? Ah, ok, proprio un'altra zona. Kaboom. Kaboom, via. Perfetto. Uno, due. Come bagnoppiamo? Oh. Chiave adatta. Non capisco il senso di mettere delle chiavi che abbiamo. Delle chiavi che abbiamo già in zone che. Cioè interne. Qua probabilmente servirebbe la chiave delle fogne, immagino. Ma se ce l'abbiamo già, non ha un senso mettere una porta della chiave. Forse perché ti, diciamo, ti sottolinea quella zona pericolosa. Qui usiamo le poche frecce che ci sono rimaste. Perché anche di essenze rosse adesso cominciamo a esserne un po' la sprovvista. Quella zona là dove col portale viola, ragazzi. No, di qua non ci si può andare. È la zona del prossimo boss. Che è un boss del fuoco. Il boss del fuoco con gli incantesimi del ghiaccio è abbastanza facile da battere. Oddio, facile. Vi sciotta praticamente, quindi dovete evitare ogni singolo attacco. Però, una volta evitati gli attacchi, non è estremamente pericoloso. Non è facile, ma non è neanche così devastante. Allora, di qui, lo metto buio. Ah, perché di qui ci si può cadere. Va bene, perfetto. Quindi direi che basta, torniamo dall'oracolo. Questo. Ok. Ok, ragazzi. Quindi, da Epic è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.